Quando si sta bene insieme, ci sono contenuti affascinanti da sviluppare, s'allarga l'orizzonte. Il tempo non basta mai. Oramai, in conclusione di questo primo documentario su Arco Apolesine, mi soffermo sulla storica vicenda di Corneille, rilevante nel Medioevo padano. Nell'Italia travagliata dalle invasioni barbariche, il Mediopolesine visse in modo drammatico le tappe che segnarono lo sfacelo dell'antico impero. Un dominio dopo l'altro contribuì al definitivo passaggio della Romania, definizione scientifica dell'insieme delle terre in cui si diffusero le lingue neolatine, originatesi dallo strato latino impiantato durante la dominazione romana, alla Chiesa di Roma. Corneille era inserito in un complicato assetto geografico, parte di un più ampio equilibrio, sconvolto però nel 1152 dalla rotta di Ficarolo. Corneto e i fondi limitrofi nel XII secolo appartenevano a giurisdizioni diverse, oggetto di interessi molteplici derivanti dall'abbazia di Pomposa per quanto riguarda il diritto privato e dal comitato ferrarese per quanto riguarda il settore ecclesiastico. A questi si sovrapposero le rivendicazioni del monastero benedettino della Vangadizza. E qui mi fermo, perché la storia è affascinante ma richiede tempo. Per questo vi rimando ad una prossima puntata. Andremo a vedere l'importanza del fondo, il passaggio da cella nel corso del tempo a priorato, come i priorati rurali venivano istituiti per rispondere alla necessità di regolare e razionalizzare la produzione agricola nelle zone più lontane. Vedremo i contrasti tra abbazie nel contendersi i possedimenti e il lento declino del loro ruolo, determinante nella valorizzazione agraria del territorio. E rivendicazioni, conflitti tra comuni e il confronto dei ferraresi con una potenza nemica oramai secolare, Venezia. Vedremo anche la navigazione sul Po e il commercio del sale, che furono i più spinosi motivi di attrito tra le due antagoniste. Ma di questo e tanto altro ancora vi racconteremo domenica 24 dicembre, a queste ore. Ma ora è giunto il tempo di dirvi a molto presto qui. Il solstizio d'inverno ci ha consegnato il 21 dicembre il giorno più corto dell'anno e la notte più lunga, incarnando contemporaneamente la morte apparente della natura e la pienezza spirituale. Ultimi giorni dell'anno con il ritorno della luce che dispenserà momenti luminosi in più fino al solstizio d'estate. Bentrovati tutti e buona visione in nostra compagnia. Vi conduciamo in una terra singolare, plasmata dall'acqua, definita la Mesopotamia d'Italia, il Polesine costruito dall'acqua con azione naturale nel corso di migliaia di anni. Il territorio, per come è fatto, per le acque che lo attraversano, per i popolamenti vegetali, arbori, arbustivi che vi colonizzano, produce un forte senso di identità comunitaria. E condividere con altri quello che vediamo intorno a noi è la prima grande spinta all'aggregazione sociale. Il territorio è la nostra memoria storica. Oltre a raccontarci il nostro passato, ci fa capire qualche cosa sul posto che occupiamo in questo mondo oggi. In questa splendida piattaforma noi incontriamo una cittadina minuta, ma nel contempo un gigante artistico-architettonico, Arco Apolesine. E mai il primo cittadino, Chiara Turolla, a suggerirvi un percorso adeguato per conoscere questa perla polesana. Partiamo dal cuore, dal centro, dal nostro castello, con una visita alle sale affrescate, ok? Ci stiamo approntando anche con una cooperativa che ci dà un supporto, perché la nostra idea è appunto di aprire il castello in più momenti e non soltanto durante gli eventi e le manifestazioni, ma tutto l'anno, e poi a seguire nei luoghi appunto di culto, che sono le chiese, a partire dalla chiesa di Sant'Andrea piuttosto che il capitello di Sant'Antonio. Abbiamo anche altre due realtà nelle frazioni, frazione di Corneille con Santa Lucia e San Marco, che ha San Marco appunto. Alla cultura c'è il percorso enogastronomico, abbiamo un'importantissima e rinomatissima trattoria a pochi chilometri da qua, cucina casalinga tipica delle nostre zone, un agriturismo sul Canal Bianco che offre anche un servizio di ricettività con camere, due eccellenze diciamo del nostro territorio.
Un percorso generoso di spunti, un percorso da vivere, subito. Allora vi prendiamo per mano e vi portiamo in giro, in questa piccola perla polesana, Arqua Polesine. Questo castello è un'autentica opera d'arte. Bello fuori, bello dentro. Per questo vi diciamo, favorite pure. E quando vorrete incontrarlo, incomincerà un dialogo appassionante con la sua storia, la sua architettura trasfigurata da militare a residenziale. Siamo di fronte ad un monumento italiano arquatese che racconta il cammino compiuto dal Medioevo ai nostri giorni. Secondo fonti archivistiche, il castro esisteva già nel 1040. Tuttavia, la costruzione del castello sarebbe avvenuta tra il 1140 e il 1146, ad opera del signore di Ferrara, Guglielmo III Marchesella degli Adelardi. Difendersi dagli estensi che dominavano parte del Polesine era il suo scopo. Le più note famiglie ferraresi avevano allargato i loro possedimenti dall'Emilia-Romagna al Polesine, spesso scontrandosi violentemente, ma la proprietà passa a loro nel 1187. Nel 1395 passa ai veneziani come garanzia di un prestito che Niccolò d'Este chiese alla Repubblica Veneta. Nel 1438 tornò agli estensi, ma proprio in quel periodo il castello fu distrutto. La situazione si capovolge dopo il 1482. La Repubblica Veneta vince gli estensi e torna in possesso di quasi tutto il Polesine, anche del castello di Arqua. Il governo veneziano lo cede poi alla nobile famiglia di Edo. Il passaggio coincide con la perdita della funzione difensiva e militare del luogo. Ricordiamo che il Polesine era una buona terra, non solo dal punto di vista agricolo, ma soprattutto strategico, e i confini labili in quei tempi lontani, labili perché non erano sottoposti a convenzioni, non costituendo un limite, finivano per consentire modifiche dei possedimenti. Qualunque evento poteva provocarle, ma le famiglie, i signori, i potentati, ben le accoglievano perché sarebbero risultati inevitabilmente vantaggiose per l'uno o per l'altro contendente, come gli Adelardi già ricordati e i Salinguerra. Il loro conflitto durò decenni. Il restauro del manufatto, del complesso, delle barchesse, degli affreschi, dimostra ciò che di grande e particolare si concentra in questo luogo, uno dei pochi edifici in Italia iscritto sia nel registro dei castelli sia in quello delle dimore storiche. Una rarità il vasto ciclo degli affreschi. La coerenza stilistica e l'ampia superficie dipinta interpretano una storia, tante storie, non solo delle famiglie signorili che qui hanno dimorato, ma pure del Polesine, di Venezia Serenissima e pure di altri luoghi. Guardate, gli affreschi sono un lungo ed avvincente racconto per immagini, e pensate che non tutto ciò che si narra negli affreschi è stato scoperto. E questo è anche il bello, perché il lavoro di indagine storica condotta da studiosi appassionati, oltre che competenti, continua a consegnare scoperte che rafforzano l'autenticità di questa risorsa artistica culturale arquatese. Tornando alle alterne influenze delle casate dei potentati che in questa terra si sono manifestate, sapete che il castrum di Arqua, il castello, che si trovava in un punto strategico perché passaggio obbligato attraverso il fiume tra il territorio ferrarese e quello veneto, fu l'unico ad essere risparmiato quando tutte le fortificazioni militari estensi furono abbattute. Per questo Arqua era detta del saltus, del salto. Venezia era consapevole che la sua fortuna non era legata esclusivamente al mare, di cui era stata la regina incontrastata per secoli. Capì che si doveva rivolgere alla terraferma per sperimentazioni di coltivazione e di tecniche agricole create o importate. È la seconda vita di Arqua Polesine. Incomincia una grande trasformazione. Un documento importante per quanto riguarda l'aspetto storico del castello si trova nella chiesa parrocchiale. Eccolo, è un'epigrafe su lapide che mostra l'aspetto mutato. L'antico luogo d'arme si avvia ad assumere l'aspetto di dimora gentilizia.